Siamo a Nizza Monferrato e siamo insieme con Pierpaolo Verri, che oltre ad essere rettore di Nizza è anche presidente del collegio dei rettori per il secondo anno. Per il secondo anno. E che cosa deve fare un presidente di collegio? Vabbè, il presidente di collegio praticamente è il presidente di tutti i 21 rettori che formano il collegio. Il collegio è un organo consultivo del Consiglio del Paglio alla fine della fiera. Tutti i mesi noi ci riuniamo e cerchiamo di fare tutte quelle corse che sono in programmazione per il Paglio e quindi corse che sono adatte per la selezione dei fantini e dei cavalli. Attività che sono legate sia al mondo della sfilata, quello degli sbandieratori, e nonché anche alla bancarella del Paglio. Abbiamo delle commissioni sotto all'interno del collegio che si occupano di tutte le varie attività che voi fate. Il Paglio è il Paglio di San Secondo, si celebra in onore di San Secondo. San Secondo campeggia sui lavari, sugli stendardi, o meglio, come venivano chiamati anticamente, i sendalli, vale a dire gli stendardi a cui viene fermato il drappo del Paglio, e tutte le iniziative pagliesche sono fatte in onore di San Secondo. Ad Asti, probabilmente già nel XIV secolo, si sviluppa una cosa del tutto particolare ed esclusivamente astigiana, in cui sono delle associazioni, sono dei gruppi collettivi che partecipano al Paglio. Disparate, qualsiasi associazione può partecipare, a volte si tratta di associazioni religiose, a volte si tratta di associazioni di mestiere, a volte si tratta di associazioni territoriali, quindi borghi, quindi contrade, quindi rioni, tutti insieme. Non esiste un discrimine, non esiste una rete di partenza preorganizzata. Chiunque può correre il Paglio, il privato cittadino, ma anche le università, si chiamavano così, niente a che fare con l'università scolastica. Università vuol dire gruppi collettivi. Gruppi collettivi a sfondo territoriale, a sfondo rionale. San Secondo, nel suo momento di festa. E poi siamo di supporto al Consiglio del Paglio, no? In collegio vengono sviscerate fra i rettori tutte quelle cose che poi andranno discusse in Consiglio del Paglio. Andate d'accordo? Come sì, si fa a no, gestire 21 rioni? 21 teste? Sì. Ma sì, ma fondamentalmente si va d'accordo perché l'unico obiettivo di tutti è il bene della manifestazione. Beh, questo sicuramente. Possono esserci idee diverse, questo è normale ed è bello che ci siano, però poi alla fine l'obiettivo di tutti è uno solo, quindi Vabbè, certo, quindi si lavora insieme. Tutti, sì.